Day Night Radio Show in una veste particolare in questo venerdì 29 dicembre, reduci dalle feste natalizie, dai bagordi. Non mi sono ancora cambiato, come vedi. E qua su questo sofà, in questo studio meraviglioso, che è la prima volta che Day Night Radio Show, come dire, occupa per le sue trasmissioni, voglio presentarlo subito. Questa sera è tra l'altro un live, perché, come dire, faremo musica in diretta, musica dal vivo, in un certo senso, dal sofà. Sono qua con Andrea Fardella. Ciao, ciao a tutti, ciao Silvio. Allora, vabbè, poi abbiamo tempo di presentarlo, di parlare, di ascoltare la musica, eccetera, però appunto volevo prima di tutto ringraziare RBE per averci dato questo meraviglioso studio, i nostri tecnici Samuele e Mattia, e vabbè, anche il nostro Matteo Crespo che ci segue normalmente, che è ancora un po' influenzato, e quindi volevo ringraziare molto RBE. È un primo live da questo studio, ma ne faremo altri, speriamo di farne altri. Sono contento di farlo con Andrea, che Grazie, è grazie a te. intanto una persona che conosco, insomma, siamo amici, ci siamo incontrati in varie situazioni, è anche venuto così, con grande entusiasmo e passione nella nostra piccola festicciola Pino d'Asti per Certo, sì. celebrare un po' un compleanno di Day Night, un momento di Day Night. Lì, nella serata ci sono stati dei che non era in diretta né televisiva né radio, ha cantato, insomma, abbiamo chiacchierato, abbiamo condiviso questa serata ed è nata l'idea di fare un live vero e proprio con una puntata dedicata ad Andrea, alla sua musica, ma non solo alla sua musica, perché Andrea è attore, è danzatore, musicista, performer, insomma, un artista a tutto tondo, come si dice, e ci racconterà, insomma, cercheremo un po' di anche raccontare il tuo percorso artistico, ma appunto è anche cantautore, Sì, perché questo sei. certo. Ha fatto un album ormai nel lontano 2016, 2016, sì. Le Le derive della derive RAI. della RAI, il titolo, sì. Esatto. Adesso però non siamo qui per promuovere in realtà un qualcosa No, che qualcosa che è uscirà, uscito. No, per no. non è una cosa No, imminente, no. però insomma stai preparando però qualcosa. Sono, sì, so, qualcosa, sì. Sono entrato come dire, nell'idea, sto entrando nell'idea di fare probabilmente un EP acustico, ma con molta calma, senza fretta, nel nuovo anno, quindi vediamo con calma, collaborando con Davide Tosques, che è un Grande Davide cantautore, Tosques, che è un cantautore. amico, e quindi dobbiamo ancora stabilire tutto, ci siamo sentiti, abbiamo deciso che era bello provare a fare questa cosa insieme, quindi Beh, vediamo. noi vi aspettiamo, anche perché ci stiamo in questo studio anche con Davide Tosques, a Certo, meno che non porti tutti i suoi avete i gatti, suoi. le capre, eccetera, eccetera, e soprattutto che Esatto. non faccia scoppiare petardi, perché insomma, però lo salutiamo e non vediamo l'ora di averlo anche qua dei Night Radio Show. Con te, però perché alla fine organizzare comunque questa serata, eccetera? Perché con Andrea non c'è, diciamo, bisogno di avere un prodotto imminente, perché tu hai sempre suonato, Sì. scritto, in una, direi, lo capiremo anche dalle canzoni che ascolteremo, in una ricerca continua di un dialogo con te stesso, con il mondo, no? Attraverso quello che scrivi, attraverso le canzoni. Di qualcosa delle tante cose che hai dentro e che esprimi nelle maniere più diverse, no? Sì, Cioè con un grande eclettismo. sì. Tu, appunto, dimmi se sbaglio, però nasci, come dire, artisticamente come attore e ti avvicini al teatro con la mitica arte teatranza, no? Con Teatranza, arte Teatrama, drama sì, di di Moncalieri, Moncalieri, dove sì. insomma anche Altri altri sono tanti altri passati, sono tanti, passati, esatto, sono passati sì. sotto con Maurizio Con Maurizio Babuin, Babuin, sì. eccetera. E prima c'è forse più la musica, cioè c'è Prima c'è forse la più il musica, teatro, più c'è la prima c'è la musica, poi musica, c'è il teatro e poi in un e certo senso un poi, ritorno, no, alla musica. esattamente, sì, ho sempre cantato fin da quando ero bambino, in realtà. Poi in casa mia si sentiva tantissima musica, mio papà era un ascoltatore
di musica da Battiato a Led Zeppelin, per dirti. Quindi c'erano questi sabati mattina, queste domeniche mattina, dove la musica andava sempre in casa, no? Quindi io ho iniziato prima a cantare, poi ho studiato pianoforte, musica classica, per 5 anni, credo, forse 6. E poi ho interrotto perché non era troppo, nel senso avrei dovuto studiare tanto e non ce la facevo più. E poi ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta e a incominciare a scrivere le prime cose, no? Le prime bozze di canzoni. Probabilmente bruttissime, nel senso non ho registrazioni, può, però può insomma. succedere, no? A quell'età può succedere anche dopo ed è meglio che succeda a quell'età. Però, questa cosa, scusa se ti interrompo, però c'è qualcosa, qualche frase, anche solo qualche parola, qualche immagine che hai scritto allora che ti ha, come dire, che non hai mai abbandonato, che ti sei portato dietro e hai rimesso dentro i testi che ascolteremo Sicuramente, nella serata? sicuramente c'è un sentimento che mi sono portato dietro, no? Che è qualcosa che probabilmente ha a che vedere con il comunicare, comunicare qualcosa attraverso la musica, le parole cantate. Qualcosa che invece nel quotidiano mi diventa difficile dire o esprimere. Quindi sicuramente quel tipo di attitudine l'ho conservata e l'ho mantenuta nel tempo. Poi chiaramente, cioè negli anni, ascolti che ho Letture, fatto, esperienze, tutto il vissuto esperienze, cambia, quindi vissuto cambia, le quindi comunque le canzoni, immagini certo. anche che metto dentro le canzoni cambiano, però in realtà il nucleo è sempre quello. Cioè il nucleo è comunque il nucleo di un adolescente che ero io, abbastanza timido e insicuro, che in qualche maniera si approccia chiaramente allo strumento e alla scrittura di canzoni come una possibilità di veramente di comunicare qualcosa che mi veniva un po' difficile dire, no? Nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi quell'attitudine lì si è conservata in realtà. Adesso chiaramente ho 46 anni e cioè voglio dire, non ho più quell'introversione del tempo. Però quando scrivo una canzone comunque vado in un territorio che è abbastanza. È come se mi connettessi con quella parte là sempre. Ok, e quindi il teatro, poi arriva il teatro, Poi no? arriva il Arriva il teatro, teatro ansia. casualmente, totalmente in maniera casuale, perché in famiglia, a casa mia non si andava a teatro e non c'era assolutamente la passione per il teatro. Quindi casualmente arriva il teatro mi ricordo, viaggiavo in macchina, vedo un cartello appeso a un palo della luce, dove c'è scritto: vieni a fare l'audizione per Teatranza Arte Drama, bla bla bla. E quindi io vado, ho detto, boh, ho sentito che quella roba lì poteva essere un veicolo importante di creativo, espressivo. Per cui vado e mi iscrivo a questa scuola, vengo preso e faccio 2 anni di questa scuola professionale. Al termine di questa scuola, che era molto, molto bella, dove facevamo veramente dalla commedia dell'arte a teatro fisico, a teatro più classico, acrobatica teatrale, c'era veramente tantissime materie. Alla fine di questa esperienza mi sono fermato, non ho iniziato subito a fare l'attore, mi sono fermato. Mi sono fermato e sono andato a vivere a Barcellona per quasi un anno. Ero stato preso al progetto Leonardo, che c'era sto progetto tanti anni fa, quindi vado a Barcellona per un anno e lì a Barcellona è stata comunque un'esperienza fantastica, nel senso che
al di là del progetto, al di là di quello per cui ero andato. L'esperienza importante era stata per me partire da solo e andare in una città dove non conoscevo nessuno e non conoscevo Certo. neanche la lingua, in buona sostanza. Quello è stato un anno molto importante perché mi ha chiaramente arricchito di tantissimi incontri e esperienze. Quando torno da Barcellona incontro il Teatro delle Radici di Lugano, Cristina Castrillo, che è in assoluto, la mia maestra teatrale, e con lei inizio a lavorare per diversi anni, credo 5-6 anni di seguito, In Svizzera, in quindi Svizzera, soprattutto. sì. Un Un frontaliero frontaliere, sì, particolare. particolare, e venivo regolarmente fermato alla dogana, ma tante di quelle volte. Addirittura era incredibile perché questa cosa sempre mi fa molto ridere, perché una volta mi trovavo in una strada di quelle cantonali, supero la dogana e mi dico, ok, stavolta non mi hanno fermato. Io non avevo niente perché non ho mai fumato niente, non ho mai portato droga, cioè, capito, non avevo niente, solo fumavo sigarette. Però mi fermavano perché avevo i capelli lunghi all'epoca, potevo permettermeli. E quindi ho detto, ok, stavolta non mi hanno fermato, ah, che bello, e vado su sta strada cantonale, e poi improvvisamente sbuca dall'angolo di una casa un poliziotto svizzero e lancia, te lo giuro, Ah, lancia quelle. una dogana di quelle, Sì. cioè, così, istantanee, Sì. mi blocca la strada. Io ho detto no. E quindi insomma mi fermavano regolarmente, però lì sono stati anni importantissimi lavorare al Teatro delle Radici, perché in qualche maniera sono stati anni dove ho scoperto cos'è che mi interessava del teatro, cos'è che mi piaceva del fare teatro, soprattutto l'aspetto creativo, il creare, la possibilità di creare a partire da proprio materiale e poi dargli forma, imparare a dare forma al proprio materiale creativo. E io però in quel periodo lì ho sempre continuato a scrivere canzoni, sempre, 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 ho sempre continuato a scrivere canzoni, nel senso che scrivevo canzoni con una frequenza cioè, abbastanza costantemente. E le mettevo lì, e le mettevo lì, le mettevo lì, suonavo, cantavo da solo, e scrivevo, scrivevo, scrivevo. E allora forse è arrivato anche già il momento, visto che Di comunque questo è un sì, intervista, ma abbiamo intenzione anche di sentire di diverse canzoni, Ok. Sì. no? E in linea anche con il nostro, come dire, modo usuale quando facciamo le interviste dei Night Radio Show, forse è anche un altro momento di ascoltare una prima canzone E vai, va della bene. scaletta che Della scaletta che. c'hai Sì. preparato, hai Sì. pensato questa sera, anche così per far conoscere subito, soprattutto a chi, speriamo, i tanti che non ti conoscono e che Tanti stasera. che, sicuro, tanti che non mi conoscono. Vediamo se. Qual è il primo brano che hai Allora, il pensato brano questa che ho sera? pensato questa sera, il primo, è un pezzo che si intitola Amore e Macerie. È un pezzo al quale sono molto affezionato per diversi motivi. Doveva essere il singolo di un progetto con una band che avevo. Tra l'altro saluto anche i componenti della band, e quindi insomma ha un valore affettivo anche per questo, nel senso che c'è una storia dietro che non è soltanto la mia storia di averla scritta, ma anche la storia di averla Condivisa. Ok. strutturata e condivisa, sì. E si intitola Amore e Macerie. E Polaroid, il grembo
piedi scalzi, un passo in più, solo un passo in più. Bruciano le pagine, un urlo tra le favole, la rosa strappa il gusto di un petalo. Camminano le strade, no, si vedono ricordi che si incrociano come proiettili nel cielo, come proiettili nel cielo, come proiettili nel cielo. Un passo in più, a piedi scalzi, un passo in più, a piedi scalzi, solo un passo in più, a piedi scalzi, solo un passo in più, solo un passo in più. Un passo in più, un passo. Andrea Fardella. Amore macerie. Amore macerie. Ma sì, questo passo in più da fare è sulle macerie, nel senso un po' per io me lo sono immaginato così, dirò molte baggianate sulle tue canzoni partendo da quello che mi dicono così a livello di testo, anche perché sì, le tue canzoni, diciamolo subito, sono comunque poesie, senza per forza voler innalzare, no, certo, fare della retorica, però è quello lo stile, se sì, vogliamo, cioè, sì, ci ritornerò anche su questo. Quindi è ovvio che bisogna partire da delle immagini, e io ho questi passi in più scalzi, li vedo sulle macerie, per riuscire comunque, sì, a superare qualche momento. Sì, sì. Ecco, questa situazione va bene, perché la musica di Andrea comunque è una musica che definirei intima, comunque. Non, sì, non potremo, non faremo grandi discorsi sul mondo, probabilmente parleremo molto di te, parleremo molto di emozioni, che poi ovviamente hanno un valore universale, no? Però è di questo che è urgente parlare, è necessario parlare con le tue canzoni, quindi ti chiedo questo. Come dire, ma sì. Allora, guarda, è curioso perché quando io ho scritto questa canzone, contemporaneamente, adesso non ricordo se poco prima o poco dopo, Fulvia Romeo, che è la mia compagna ed è un'attrice, una danzatrice, che saluto perché che, anche assolutamente, una mia amica anche che da più tempo amica di da te. Molto più tempo di te, la conosci molto, da molto più tempo di me, stava lavorando su una proposta teatrale, di teatro fisico, nella quale proposta lei aveva un cappotto pieno di macerie, cappotto le cui tasche erano piene di macerie. In questa proposta teatrale, a un certo punto, lei toglieva queste,
queste macerie dalle tasche e le lasciava cadere per terra con un'azione teatrale molto, molto intensa, molto bella, con una musica ovviamente. Dopodiché questa azione proseguiva, lei si toglieva il cappotto e scopriva i suoi piedi scalzi sulle macerie, danzava sulle macerie. Quando ha preparato questa proposta, io ho subito pensato, ok, quella è l'immagine della canzone Amore Macerie. È incredibile, no? Come poi le cose non si collegano. Però è quella... Cioè, era già scritta la canzone. È quella cosa lì. Ti sei ritrovato in quella... Mi sono assolutamente ritrovato. Sì, sì. Era proprio l'immagine, proprio quella. Cioè, dovessi mai fare un video di questa canzone... Sì, c'è già. C'è già, c'è già. Perché è incredibile come... Sì, il senso è quella cosa lì. Il senso è... continuare ad andare avanti... Adesso non mi viene facile spiegare le canzoni che scrivo perché non è evidente, però l'immagine è quella, cioè l'immagine è quella di una donna che cammina nonostante tutto a piedi scalzi sulle macerie, e quindi questa donna può essere tante donne, nel certo. senso, e tante situazioni, no? Le macerie possono essere macerie simboliche o anche macerie reali, concrete, di un luogo dove è stata appena abbattuta una casa per una guerra, cioè è veramente vasto. E purtroppo, no? Come dire, abbiamo riferimenti anche di attualità, esatto. molto, purtroppo molto facili, sì. da fare. Sì. Ecco, io spero che, come dire, il pubblico a casa o in auto che sia abbia subito apprezzato la tua voce. Che è quello che mi ha colpito, e ti devo dire la verità, è capitato qualche volta in qualche situazione di sentirti cantare, poi proprio di quel progetto di band qualcosa io ho ascoltato, e devo dirti la verità, sono molto, ho fatto un po' fatica all'inizio in quel contesto lì, e a come dire, non dico ad apprezzare, perché secondo me è una voce straordinaria, no, però proprio ad amalgamarla a quel tipo di sound. Sì. E poi me ne sono convinto assolutamente, però mi piace dirlo con assoluta trasparenza e sincerità. Sì. Quando ti ho ascoltato dal vivo in una situazione come questa, poi alla fine, che abbiamo voluto ricreare così, perché secondo me risalta molto, mi piace, mi ha veramente colpito, mi ha veramente catturato. Quindi spero che anche a casa, insomma, sia stata apprezzata. E ti chiedo ovviamente, questa voce come è cresciuta col teatro, cioè quanto ti è servito, e se la voce, perché è una voce che hai, non sì. è una voce troppo costruita sicuramente, no. Esce abbastanza naturale, immagino, però sicuramente immagino che comunque ci avrai lavorato e che sia stata quantomeno non solo allenata, ma forse anche influenzata nelle sue tensioni, mm-hmm. nelle sue inflessioni anche dal teatro, oppure no? Oppure ce l'avevi già, era già così naturalmente. Sì. Ma allora, canto da quando sono piccolino e ho sempre cantato. Mi è sempre venuto facile cantare, ecco, mi viene da dire questo. L'incontro col teatro sicuramente mi ha... aiutato, perché mi ha aiutato a cantare le parole, nel senso a dare importanza alle parole, ma non tanto, questo è il mio mondo canoro, non tanto per, o non solo per il significato delle parole, ma per il suono che le parole possono avere. Questa cosa qua, sicuramente il teatro è stato un'esperienza importante per allenarmi su questa cosa qua. E poi tanto da solo, ho cantato tanto da solo, per conto mio, ho ascoltato tantissimi artisti che mi hanno influenzato, anche con voci molto lontane dalle mie, ecco, da Cornell a... Ecco, infatti, però proprio mentre parlavi del imparare a cantare le parole, non ci dimentichiamo che, insomma, sia... Noi come Day Night, e anche Andrea lo so, ascoltiamo tanta musica italiana, siamo tutti cresciuti e non siamo certo, come dire, non abbiamo nessun tipo di pregiudizio. Però è vero anche che, no, anche a Day Night
forse anche l'85% della musica che mettiamo è anglofona o comunque certo. straniera sì. e quindi anche i tuoi ascolti, quando ti ho chiesto anche così o quando chiacchieriamo sì, di sì, musica sì, no? sì. vengono fuori sempre nomi di questo tipo. E non è facile cantare in italiano, no, non è, facile dare peso a certe parole, si è sembra che trascini sempre l'italiano verso un certo modo di cantare, sì. tutto sommato, non sì. è facile costruire un proprio, soprattutto quando si dà comunque spazio a una certa, insomma, le tue canzoni hanno tanta armonia, tanta melodia. Però non risultano appunto troppo melodiche in senso più negativo, certo, ecco. O comunque più italiano, sì, se vogliamo. Sì. Passateci questo termine per non complicare troppo il discorso. E quindi, ecco, tu faccio innanzitutto un complimento, sei molto bravo a tenere uno stile musicale che si avvicina anche nel tipo di musica, proprio perché poi c'è anche la parte compositiva, ai tuoi ascolti, ai nostri ascolti, no? Penso che a qualcuno magari sarà venuto in mente subito, magari anche Radiohead, magari anche altri esempi, certo. anche tutto il grunge, che sicuramente certo, si sa, anche se è un'espressione che non ci piace troppo, ma no, insomma quel periodo di Seattle e di rock. Sì. Però ecco, sei riuscito, forse anzi appunto come dicevi grazie anche al teatro, a portare no, questo bel a riuscire a cantare in italiano però senza tradire quello che è il tuo gusto musicale, senza ecco, tradire esatto per dirla in breve insomma. Sì, nel senso che ho sempre cercato di scrivere canzoni non standoci troppo su adesso nel senso, non devo per forza scrivere sempre canzoni. Quando le scrivo è perché sento che c'è qualcosa che mi aggancia. A livello emotivo sento che c'è qualcosa che mi aggancia. Magari parte da un accordo, magari parte da una parola, da una frase che mi viene in mente. E lì inizia la costruzione. Se mi viene naturale farlo come una sorta di flusso di coscienza, mettiamola così, allora proseguo, se no interrompe e dico no, questa non mi piace, no, fa schifo sta roba. Sta diventando artificioso, okay. Esattamente. Quindi cerco di fare in modo che il suono delle parole che scrivo e della melodia che costruisco sia il più possibile frutto di un'esplosione interna, in qualche maniera mi viene da dire così, un'esplosione interna che poi va. E per me ovviamente sento quando va e quando non va, lo sento io, cioè quello che piace a me, e se sento che non va mi interrompo e dico oggi non funziona, magari è un'illusione, all'inizio magari ho l'illusione di dire ok oggi parto da qua, no però non va, oggi non è giornata, però è chiaro che gli ascolti che ho fatto di musica, come dicevi tu, Seattle è stato fondamentale, tutto il periodo grunge per me è stato fondamentale come ascolto, proprio per la loro urgenza comunicativa che avevano, che era secondo me irraggiungibile. E poi anche il Seattle Sound italiano, quindi degli anni 90 di Milano, quindi gli After Hours, i Ritmo Tribale, i Karma, che adesso tra l'altro sono usciti con sì, un nuovo disco. Sono tornati con un nuovo disco. Anche su Day Night, ok. Quindi anche tutti quegli ascolti lì, ma gli stessi Timoria, degli certo. Anche se erano insomma, di Brescia, però quella zona lì, sì. Loro anche hanno veramente concorso a influenzarmi tanto dal punto di vista... Sì, sicuramente sono tutti artisti e band che hanno fatto capire alla nostra generazione, ma noi più o meno siamo... coetanei che si poteva fare rock, anche il rock che si faceva in quegli esatto. anni si poteva fare anche in italiano. In italiano, e questo è stato importante, al di là di... Ok, senti, dato che siamo due chiacchieroni, rischiamo veramente di mangiarci tutto sì. il tempo vero? Siamo due a parlare, anche perché ci piace parlare, se non faremmo neanche questi mestieri o semi mestieri. E allora non rischiamo solo di perderci Vado. Del tempo per i pezzi, sì. facciamo un altro brano così mettiamo brano. Ancora allora. Della carne al fuoco. Vediamo un po'.
Allora, questo che faccio è un brano invece abbastanza recente, che si intitola provvisoriamente Incidente atmosferico. Okay. Vabbè, adesso lo suono poi. Lascia che decida quale sinfonia s'adatti meglio alle mie ossa. Vedo alcun riflesso e l'orizzonte degli eventi oltre al nero cade giù. È uno specchio e può ingannarti solamente un giorno in più. Ne faccio a meno, resto dove sono, se chi sono appartiene ancora a qualcun altro. Il mio peso è in aria, in ogni fuga dagli eccessi esiste sempre il suo tramonto. Lascio che mi segua, un gesto innocuo sottolinei la distanza tra me e lui. È uno specchio e può ingannarti solamente un giorno in più. Ne sono affascinato, hai scoperto il trucco e ciò che vedi ti sfugge ancora via. Liberati appena quel che basta e fuggi via. Goccia sull'asfalto, ad ogni passo un'alternanza e non mi riconosco più. Resto immobile agganciato al lamo della brama, scura illuminando gli occhi. Incidente atmosferico, perdendo l'equilibrio mi frammenterò. È lo specchio in cui ricadi è un infinito microscopico. È la mia cura, il mio manicomio, mani sulla croce, un passo e non mi sento più. Liberati appena, quel che basta e fuggi via. Goccia sull'asfalto, non importa se implode oltre il muro del suono. Liberati appena, quel che basta e fuggi via. Ad ogni passo un'alternanza e non mi riconosco più. Io non mi riconosco più. Io non mi riconosco più. Io non mi riconosco più. Incidente atmosferico. Incidente atmosferico. Il secondo brano che presentiamo in questo speciale di Day Night Radio Show, anche se insomma è puntata corrente, ma comunque è speciale perché siamo in uno studio speciale di RBE per la prima volta. Sì, bellissimo. E facciamo, bellissimo. Sì, siamo molto contenti di questo, anche se è una situazione nuova, quindi poi in TV noi non accendiamo molto la telecamera. No, perché insomma siamo un po', non abbiamo niente in contrario, altrimenti non saremmo qui davanti alle telecamere, però siamo ancora un po' portati a pensare insomma alla radio che si ascolta, siamo un po' affezionati a quella cosa lì, perché alla fine poi siamo un po' così, ci piace fare i fighi con queste frasi, ma comunque questa è una canzone recente, detto, sì. Questo incidente atmosferico, sì. Che però ha un mantra che insomma va secondo me un po' approfondito, vorrei dire, affrontato anche in un certo senso. Chi è che non si riconosce più? Sei proprio tu oppure? Sono io, sì, sono io. Però parlo. Certo che, come dire, ti provoco un po', perché certo, così ci sta. Lo capisco, però nello stesso tempo la nostra età, no? Quindi è che non ci si riconosce più, nel senso che si è nel pieno di solito anche di un'attività lavorativa o artistica che sia, poi tra l'altro ne parleremo anche un po' di quello che stai facendo ora, che è importante, sì.
Però c'è anche, hai citato già la tua compagna Fulvia, ma c'è anche una bambina, certo, Tea, sì, no? Sì. Che è nata nostra da poco, figlia, sì, esatto, sì, 3 anni 2020, e mezzo. Infatti. Può essere anche un problema non riconoscersi più, nel senso. È vero. Allora, ovviamente lo dico come battuta, certo. Però anche per capire come... Ma è un... è come un... sì, nel senso, ci sono dei momenti in cui... capita, no? A me mi capita anche ancora adesso di non capire più bene dove sono, no? Dove sono, cosa sto facendo, dove sto andando. Questo ovviamente non esclude la bellezza di quello che ho. E di poter andare avanti con quello che ho, ma è proprio una questione personale, no? Nel senso, dove sono, certo, io? Dove sono io in questo momento? E quindi è come una riflessione su questo tema qua, questa canzone, che questo è quello che mi succede sempre quando scrivo le canzoni. Non penso mai prima a quello che voglio esprimere nella canzone, no? E quindi a volte può arrivare che viene anche qualche cosa che... Esatto, di inaspettato. Inaspettato, ovviamente. E che in qualche modo, certo, può avere... prima detto appunto, può essere anche difficile da affrontare poi per certi versi, no? Rendersi conto che... Però in realtà la mia è una provocazione, perché mi piacerebbe appunto, visto che le tue canzoni sono molto vere, sono molto intime, mi piacerebbe tenere questo anche un po' questo livello di dialogo, ma è un po' anche in realtà perché credo che la nostra generazione, no, che viene, vabbè, qui non vorrei fare un discorso troppo complesso, però viene a volte come dire, imputato il fatto di essere rimasti eterni adolescenti, eccetera, eccetera, un po', no? Vero, anche vero. Una generazione, anche la musica che citavamo prima, certo. Cioè, voglio dire, no? Quell'epoca lì era una musica che esprimeva uno spirito inquieto, uno spirito... esatto, non ribelle, no, come quello degli anni 68-70, è proprio per questo anche meno carico di entusiasmo, esatto, per certi versi, ma anche... Sì, per certi versi anche autodistruttivo, e non mi riferisco tanto alle sostanze o cose di questo tipo, ma proprio anche a livello intimo, sì, di sì, rapporto con se stesso, sì, con se stessi. Però anche forse una generazione di persone, di artisti, che hanno continuato a interrogarsi su se stessi, che non si sono seduti su dei successi che a volte non sono neanche arrivati, perché quello, certo, che, quello che anche tu come artista, quello che ti sei guadagnato anche con molta fatica, perché anche in Svizzera non credo comunque che arrivassero, zero. arrivassero, parliamo, no, anche proprio di condizioni materiali economiche, sì, sì, che non sono cose di cui assolutamente da tralasciare. E quindi anche in questo senso lo dicevo, in realtà, quindi una provocazione, però anche poi un po' un nostro, forse anche un po' un nostro orgoglio, anche quello di... Sì, questo sì, è vero, è un... come non continuare a crederci, no? A credere nel percorso che si è iniziato, no? E non cercare di non... non lo so, cercare di... adesso la dico banalmente, però cercare di non svendersi mai, no? Che ovviamente... niente di giudicante, no? Per chi accetta, perché è in grado di accettare, certo, anche compromessi, no? Ci sono certi tipi di situazioni o di persone o di artisti che hanno più difficoltà ad accettare, non sono capaci, no? In buona sostanza, e quindi mantengono la fede di quella roba lì che può essere visto come uno spirito adolescenziale, no? Ci credi ancora, ma non è tanto crederci ancora, più che altro è una forma espressiva, è la mia forma espressiva, la mia forma creativa, e quella non me la toglierà mai nessuno. Quella non me la toglierà mai nessuno, e non ho bisogno neanche di soldi per farla, no? Sicuramente in questa canzone, Incidente atmosferico, quando rifletto anche sul fatto di dove sono io, è anche riferito probabilmente a come sta cambiando la mia vita, no? Adesso c'è una bambina, certo, e quindi anche le mie
il mio pensiero sta comunque cambiando, no? In qualche maniera, anche rispetto a nostra figlia, no? Quindi è anche sì, una riflessione. Il non riconoscersi non è, non è, voglio dire, autoflagellante, no, o problematico, anzi è anche positivo. Esattamente. Nel senso, forse qualche cosa sta cambiando, però mette in difficoltà. Mette un attimo in difficoltà, lo capisco benissimo. Sì. Bene, ma facciamo un altro pezzo. Facciamo un altro pezzo che ci dà sempre, no, così. Teniamo un bel ritmo, anche perché. Allora, proviamo a fare questa, che è una canzone che non ho mai cantato davanti a nessuno. Quindi un'esclusiva. Un'esclusiva per RBE. Tac, così. Questa canzone si intitola Suicidio sul divano, ma anche questo è un titolo provvisorio, perché sono tutti occhio però, pezzi perché nuovi. Siamo sul divano, cioè, giusto. Senso, hai ragione, okay. Quindi allora... No, sto scherzando. Beh, però possiamo trovare il titolo qua tutti insieme, un titolo alternativo, perché comunque non mi convince. Non ti convince? Adesso, va bene, parliamo dopo, però, così ascoltiamo le parole, vediamo se ci viene addirittura non solo un'esclusiva, ma anche facciamo magari un cambio di titolo, proprio, proprio qua. Pazzesco, così. Questo non l'ha mai fatto nessuno, secondo me. E questa canzone non ha mai fatto nessuno, infatti secondo me con questo andremo forte. Questa canzone è una canzone che ho scritto un po' di tempo fa, invece, durante la pandemia. Quanta roba si è scritta Quanta pandemia, roba, in realtà. Poi in quel periodo lì mi era capitato per puro caso un libro di poesie di Sanguinetti, Edoardo Sanguinetti, poeta di Torino, dell'avanguardia italiana. Esatto. Mi era capitato per caso, perché io ho sempre letto tante poesie. Lui no, non l'avevo mai... Non sapevo neanche chi fosse, onestamente. Mi è arrivato per caso da una ricerca che stavo facendo sul computer, mi è arrivato... E mi sono arrivate tutta una serie di sue poesie, per cui sono andato a leggermele. E queste sue poesie molto forti mi hanno dato un'ispirazione per scrivere questa canzone, in buona sostanza. Non ho scuse questa volta per restare muto. Impossibile sconfiggere il tremore. Arretrare solo di un passo, a compiangere gli errori. Siamo rose a cui stanno strappando i giorni. Come petali in autunno, folgorati e resi cenere. Ullare un po' tra quattro mura, per sentirsi meno soli. Distendersi a contemplare il soffitto, non è la luna, ma qualcosa ci si deve pure attaccare. Non so se tutto questo finirà mai. Non so se tutto questo finirà mai. Sotterrare le speranze sotto chili di lenzuola, strofinarsi gli occhi ripetutamente, non vedere niente che non ci assomigli oltre al nostro metro quadro. Siamo esseri sociali e non socievoli. Ci distinguiamo per la conta dei traguardi. Chi ha
perso tutto e chi è rimasta solo merda. Incastrati dentro logaritmi, formule, ingegni del mistero, il cimitero di un divano, di svegliarsi, sovraffollarsi, piangere la pietra. Nei tuoi occhi le mie sorgenti, i miei fiori, e non mi arrenderò. Non so se tutto questo finirà mai. Non so. Non so se tutto questo finirà mai. Suicidio sul divano. Beh, grazie, perché è un gran pezzo. Ti piace? Sì. Sono contento, un gran pezzo. Grazie. Anche, ovviamente, veramente la prima volta che lo ascolto. Grazie. E, beh, mi viene da dire che c'è Sanguinetti, no? Così, insomma, poeta non proprio di facilissima lettura, no? A cui prima dicevi, insomma, che è arrivata un po' l'ispirazione per sì, questa canzone, e ti ha fatto fare alla fine una canzone... Beh, intanto molto rockettata. Molto rockettata, assolutamente. Ma anche molto da hit, voglio dire, anche molto immediata. Anche molto, cioè, immediata. Non la definirei pop dal punto di vista, sì, diciamo, stilistico, sì, cioè dei suoni, no? Anzi, me la vedo questa sì, con una bella band, tutto sommato. Però allo stesso tempo anche molto diretta, molto no, che sì, arriva. Sì, sì, sì. Come, cioè, per come? Certi versi... così che ti ha... Ma allora... Ti ha portato da quella lettura, da, no? Da quella lettura, da Sanguinetti questo, a questo. Allora, questa comunque canzone... Comunque il titolo, teniamolo così, secondo titolo me. Titolo teniamo così, Suicidio sul divano. Se poi ti viene in mente proprio una cosa, non facciamo vabbè, questo, però... Suicidio sul sofà, potrebbe anche essere. Suicidio sul sofà. Ma no, allora, questa canzone è incredibile, perché questa canzone l'ho scritta, appunto, durante la pandemia. È incredibile perché è una canzone molto, molto forte, no? Molto ritmicamente molto sostenuta, no? Quindi anche sì, vocalmente molto pom 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 sostenuta. Quando l'ho scritta però, e quindi l'ho provata a cantare, era il momento in cui la mia compagna è rimasta, si è fatta la gravidanza in buona sostanza durante la pandemia, quindi è stato un momento molto complesso. Anche per quello, no? Poi è arrivata questa meraviglia di nostra figlia che si chiama Thea, che insomma è una meraviglia. Ma al di là di quello, in quel momento lì c'era molto silenzio in casa e c'era molto silenzio anche fuori, perché ci ricordiamo che c'era un silenzio pazzesco. Allora io scrivo questa canzone sul balcone lato cucina. Noi abbiamo un balcone lato cucina, piccolissimo, interno, no? Interno cortile. Bravo, interno cortile, quei balconi... proprio minuscoli, no? E io mi metto lì a suonare per non svegliare la mia compagna che stava riposando. L'hai svegliato tutto il condominio? No, perché non l'ho svegliato tutto il condominio, perché l'ho provata e la cantavo sempre sottovoce. Per cui è stato incredibile, perché poi quando l'ho scritta l'ho dimenticata, la cantavo sottovoce ma con dentro tutto questo spirito qua, no? Molto, molto ritmato. Poi non l'ho più... proprio non l'ho più considerata, cioè ho scritto questa canzone, l'ho registrata col cellulare, sempre faccio così io, la registro col cellulare per evitare di dimenticarmi, certo, e poi l'ho lasciata lì. L'ho lasciata lì, me la sono proprio completamente dimenticato. E poi è arrivata, ma recentemente mi è arrivata, insomma, quando mi sono guardato nella mia cartella del cellulare, pezzi iniziando abbozzati. A questo progetto con Davide. Esattamente. Dice, ho detto, ma questa... vediamo cos'ho. Questa, caspita. Questa cos'è? Ho detto, ma questa... esatto, caspita. Poi l'ho riascoltato e ho detto, che mi piace, che forte che è. E quindi ho detto, bello, 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 bello. E quindi, insomma, è qua. In realtà, io a me piace avere un piglio molto rock. Infatti io... non ho un, come dire, uno stile da cantautore
non so sì, come dirla no, lo dicevamo in un altro prima. Modo, sì, cioè sì, tipo, sì, no? Da cantautore della tradizione, stretto, certo, esatto. Certo. Anche se oggi, appunto, anche è se persino oggi superato questo, assolutamente. Questo discorso. Sì. Ormai sì, anche cantautori esatto. Facendo elettronica, si può esserlo, si può esserlo no? Ci sono tanti esempi. Chiaro. Eccetera, dentro una band, dentro una forse band. È sempre stato anche così, però è chiaro, usiamo diciamo non sei il cantautore da stereotipo. No, esatto, cioè mi piace l'attitudine proprio spinta, sì. Sì. Quindi quest'anima rock che arriva chiaramente dai miei ascolti musicali, perché a me piace quello, cioè a me piace quella roba lì. Ma io dovessi definirti, ti definirei un poeta rock. Un poeta rock, è una bella definizione, grazie, bella. Molto semplice. Però. No, bella. Però in effetti sì, la mia maniera di scrivere ha a che vedere assolutamente con la poesia. Non ho... cioè, scrivo per immagini, quindi... Ti dirò, ho persino una domanda che di nuovo per certi versi è anche un po' provocatoria, perché sapevo che avremmo chiacchierato e quindi ho voluto tirare fuori anche un po' di cose. Questa è un po' meno, devo dire. Questa è un po' meno, ma in generale, ascoltando una canzone dopo l'altra e leggendo, perché ho letto molti testi in questi giorni preparando l'intervista, a volte si ha quasi la sensazione che tutto questo possa essere anche letto, scritto e quindi anche cantato e ascoltato, come dire, di seguito quasi, perché c'è un qualcosa che è positivo, quindi una coerenza, una certa cifra stilistica che va sempre bene. Sì. Se vogliamo prenderlo anche da un punto di vista più critico, quindi non negativo ma più critico, anche un modo molto, come dire, come se tu per certi versi non potessi che esprimerti così. Sì. Mentre invece nel teatro sei molto più, per tornare anche un po' a quello, sei molto più eclettico, voglio dire, hai fatto come l'arte, l'ironia, il grottesco, hai molto più armi, che però non vuol dire per forza che sia meglio, però non so, ho notato questa differenza tra Andrea diciamo, a teatro nel suo modo anche di essere per certi versi, anche un certo tuo eclettismo in generale, di vivere, di essere. E invece questo, come dire, questo flusso che, certo, va in posti diversi, della tua anima, del rapporto con te stesso, del rapporto col mondo, però sembra un po' insistere, per certi versi, su alcuni temi. Cioè, come, non lo so, è una cosa che ti... No, no, ma è una giusta osservazione. Allora, il teatro... Non c'è ironia nel tuo modo di scrivere, cioè nel senso che non è per forza una cosa negativa, però è lì c'è proprio quello che dicevamo prima, c'è più urgenza. Urgenza. E allora, ho avuto anche un momento dove ho scritto delle canzoni ironiche, assolutamente, e mi piaceva anche farlo. E avevo fatto un disco tanti anni fa da solo, l'avevo chiamato Lo-Fi Trash, scritto proprio Lo-Fi Trash. Me l'ero registrato a casa mia con il microfono, quello della webcam. Quindi una roba sovraincidendosi, sì, con la tastiera, con l'elettrica, proprio tutto un casino pazzesco. Però insomma, e ce l'ho ancora, perché ce l'ho lì a casa. E in quel disco lì era un momento in cui avevo anche un piglio ironico. C'erano alcune canzoni, alcuni testi che erano ironici. Ti ha convinto? Mi ha convinto. Perché ce l'ho quella parte lì. Non è detto che magari non ritorni più avanti, no? Poi chiaramente è arrivata come un'ondata, sta roba di questo flusso di coscienza mi è arrivato come un'ondata, no? Ho iniziato dal 2000 e ti direi dal 2002-2003 in avanti ho iniziato come flusso di coscienza a scrivere canzoni che avevano non lo so, mi viene da dire un po' esistenzialiste, avevano quello. Sono d'accordo, cioè a me sembra, come dire, in generale che nella tua musica ci sia comunque una descrizione di inquietudini, di passioni che riguardano sempre un rapporto con te stesso e con il mondo. Assolutamente Cioè è difficile, come dire, per descrivere, andare
tanto oltre questo. Poi ci sono magari dei riferimenti, delle immagini che uno può ricondurre anche all'osservazione del mondo, a richiami sociali, eccetera. Però no, in quel senso no. Cioè, sei un cantautore più nell'intimo che nel messaggio, sì, ecco, cioè, sì, nel sì, senso, quello, sì, questo... Sì. Credo. Però, ripeto, non ho... Ma anche perché, come dicevi, non saprei neanche farlo, capito? Non saprei scrivere una... non saprei scrivere diversamente da così. Esatto, ma non infatti era anche per affermare questo, tu in fondo prima l'hai anche detto già di tua spontanea volontà, sì, per certi, sì, versi. Anche se potrebbe essere comunque un input, no? Certo. Come dire, ok, come una specie di, sì, un obiettivo, da dire, ok, proviamo a scrivere invece in un altro modo, cosa che magari naturalmente mi arriverà, no? Nel senso... Forse con Tosques, che è un burlone. Tosques è un gran burlone, chissà, infatti. Vabbè, suicidio sul divano. Suicidio sul divano, sì. Un suicidio sul divano è anche un non suicidio. È anche senso, assolutamente, no, cioè, no, non è assolutamente un suicidio, è come... insomma, ha un po' a che vedere con... sì, in quel periodo lì, non lo so, a me sembrava... Per io fortuna. Ero molto spaventato, ovviamente, okay, in quel periodo là, perché a parte che, appunto... c'era la mia compagna che era incinta, io ero molto spaventato, non si capiva niente, ovviamente, nessuno di noi capiva cosa stava succedendo, quindi mi ricordo queste missioni al supermercato dove non si trovavano le maschere. Comunque prima o poi per partorire bisogna andare in ospedale, gli ospedali, esatto, facevano paura, sembravano, esattamente, no, sembravano il teatro di guerra, diciamo, esatto, tra virgolette. Quindi insomma, era una situazione allucinante. Non sia stato piacevolissimo. No, perché... Io l'ho vissuto un po' all'inizio, nella preoccupazione. Poi, sinceramente, una volta che insomma sembrava di essere non tra i primi, almeno quantomeno, a dover andare in ospedale, certo, eccetera, tutto sommato, poi è stato anche un periodo particolare, insomma, come sempre, dove si può vedere anche il bicchiere mezzo pieno, anche se ovviamente parliamo comunque, chiaro, di un periodo drammatico, chiaro, per molte persone, chiaro, purtroppo, sì, tragicissimo, certo, quindi certo, sì, parliamone con assoluto rispetto, però, chiaro, poi l'abbiamo vissuto, l'abbiamo non vissuto, siamo obbligati a dire che no, l'abbiamo vissuto, no, per forza, sì, in, sì, tutto e per tutto male, no? No, assolutamente no, anzi è un... Però dipende molto dalle situazioni. Dipende dalle situazioni, noi eravamo in questa situazione congelata dove appunto io ero spaventato per ogni tipo di cosa che potesse accadere, certo, per cui sì, questa canzone è come una sorta del tipo, è una specie di viaggio attraverso questo momento qua, cioè costretti a stare in casa, cioè io sono una persona che io faccio molta fatica a star fermo. Faccio molta fatica, ho sempre bisogno di far cose, di muovermi, di uscire, di camminare. Per cui in quel momento lì raccogliere tutte le energie, non farle uscire, cioè raccogliere, sì, e mantenerle in un contesto di una casa, di un appartamento, di 24 ore al giorno. Senza potersi neanche rilassare, perché comunque perché avevi c'era una preoccupazione, esatto, nel vero senso della parola, non per forza, anzi positiva, per certi positiva versi, però comunque è una preoccupazione, si esatto. E quindi è tutto finito in questa canzone qua e anche in altre, che, beh, che ho scritto in quel periodo andrà là. A finire nel grande calderone che un giorno secondo me studieremo e fioccheranno, si riparlerà artisticamente di questo, perché poi nel lockdown sono nate tante cose, è nato anche un modo diverso di suonare, molta gente, molti musicisti, vero, hanno imparato a suonare insieme a distanza, vero, che da una parte può essere freddo, ma dall'altra a volte facilita anche, no, nella nostra vita complicata il poter, sì, ma il poter condividere comunque delle cose, costruire qualcosa insieme, insomma, al di là del fatto poi che ovviamente tutto questo può avere anche un aspetto... insomma, inquietante o preoccupante, però ci ha anche insegnato delle cose, certo, e certo, quantomeno ha fatto vivere un momento epocale a tutti, che comunque ha ispirato qualcosa, perché poi insomma sappiamo che per fortuna anche l'essere umano dalle condizioni difficili tira fuori spesso poi anche, vero, artisticamente, è brutto dirlo, però sì, è vero, no? Nella bambagia, nella noia, dopo un po' tutto si appiattisce, vero, un po', vero, quindi vero, è un po' cinico magari il mio commento, però. Bene, con che brano possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti con un altro brano,
Allora, un brano che si intitola... Si vede che non sappiamo stare fermi, perché no, anche su Fabio ha bisogno un attimo. Sempre mettiamo in difficoltà... dei micromovimenti. Mattia e Samuele che ci stanno assistendo alla parte tecnica, che ringraziamo ancora, perché sì, per me è sempre importante questo... Allora, senti, sai cosa faccio? Faccio Marmo. Marmo è una canzone del mio unico disco per ora, che si intitola appunto Le derive della Rai. 2016 per Control Records, che è un'etichetta di Davide Tosques. È lì che ho conosciuto Davide la prima volta. Si trova su Bandcamp? Si trova su... No. Lo potete ascoltare gratuitamente su YouTube. Bravissimo, insomma. Lo potete ascoltare gratuitamente su YouTube. Quel disco lì è stato una specie di... Non c'abbiamo proprio niente da promuovere. No, perché io sono... Siamo purissimi. Sì, siamo super puri, sì. Ingenui, anche per quanto mi riguarda. Sì, ingenuo di sicuro, nel senso che non... quando ho fatto questo disco lì avevo raccolto una manciata di canzoni tra le tante, ne avevo selezionate alcune. E era proprio importante per me fare quel disco lì per una questione proprio personale. Le canzoni di quel disco lì molte di quelle canzoni lì parlano di morte, di rinascita, di vita, insomma, periodo importante della mia esistenza, della mia vita. E quindi mi sono chiuso con Carlo Barbagallo e Francesco Alloa per fare questo disco, in buona sostanza. Siamo chiusi in questa cantina 6 metri sottoterra. È stata un'esperienza incredibile, perché abbiamo registrato in un mese 12 brani e in maniera totalmente folle io ho fatto uscire questo disco che dura, mi sembra, 70 minuti, cioè una roba gigantesca. Sì. Però nonostante appunto intorno a me amici musicisti con molta più esperienza per gli LP di me di oggi, che alcuni sono 34-35 minuti, che dici, esatto, vabbè, insomma, LP più o meno, se non sei ovviamente, esatto, che so, i Minuteman o fai canzoni, esatto, molto, se no, insomma, esatto, qualche canzone, però, cioè, eterno, però è tanto per un disco d'esordio, tanto. In più senza ovviamente grosse produzioni, ma esatto, cioè, non è facile proporre un minutaggio di quel tipo. Vabbè. No, però io, nonostante appunto molti amici... che sono anche venuti a suonare nel disco, Valerio Vittoria, che ha un progetto che si chiama Calavera, e altri, tutti mi dicevano, donna, 70 e passa minuti è tanto, Andrea, è tanto, cioè è troppo. Perché non fai, addirittura mi ricordo Barbagallo mi propose, perché non facciamo uscire tre EP da 4 pezzi l'uno? Io no, voglio farlo uscire tutti insieme, e quindi insomma, ho fatto questo. Il disco ha avuto delle buonissime, inaspettate recensioni, è andato anche alle fasi finali del premio Tempo di quell'anno, sì, come disco d'esordio. Come disco d'esordio. Poi io, che sono ovviamente ero totalmente disorganizzato, più che adesso, perché anche adesso lo sono, non ho assolutamente fatto una release, come si dice, non ho presentato il disco, non ho organizzato una band per farlo, per presentarlo, l'ho lasciato proprio così, perché per me aveva un valore che andava al di là, anche nel mio rapporto con la musica, va al di là del poi quello che ci faccio con quello che esce, proprio catartico, no? Il pezzo che faccio adesso si intitola La deriva della Rai. Anzi, Marmo. Poi riparliamo. Della Rai, scusami. Assolutamente. Comunque, ecco, no, per tornare a Marmo è un pezzo che nel disco dura tipo 9 minuti. Ok. Qua ovviamente no. Ma Day Night lo puoi fare. Cioè, abbiamo messo anche... come dico sempre, scorreggio di sax per 7-8 minuti di seguito. Era un gran pezzo di free jazz, ma insomma. Sì, però no, il free jazz dura tanto, in effetti.
finestra lungo il muro. Pavimento freddo come il ghiaccio, una bocca da sfamare, lento mi sdraio, lento mi sdraio. Lasciarmi andare all'amore del marmo. Una statua di foglie e sirpando radici. Sento i piedi pesanti, lento mi sdraio, perso mi guardo. Angeli senza denti fumano sigari neri, cenere sui miei capelli come qualcosa che aveva valore, attrae, seduce, sporca. E non si lascia guardare. Lento mi sdraio, perso mi guardo. Andrea Fradella, Day Night Radio Show, marmo. 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 Ma è questo amore del marmo? Sì. Che cos'è l'amore? C'ho due ipotesi. Sì. Saranno sbagliate tutte e due. Ah, vai, vai. Però dico lo stesso. Sì. Mi aveva fatto pensare all'innamorarsi, ma un po' freddo. Mm-hmm. Cioè, a dire non mi voglio sdraiare e non mi voglio lasciare andare ad amare, ma trattenendo, mm-hmm, con qualcosa di freddo. Mm-hmm. Questa è la mia prima ipotesi. La seconda, che fosse qualcosa riferito al marmo come, insomma, un materiale di lusso, mm-hmm, quindi a un, di nuovo, a non lasciarsi comunque attrarre da qualcos'altro, che forse non era la parsimonia dei sentimenti, sì, ma sì, magari invece una certa ansia, avarizia dei sentimenti, oppure a qualcos'altro, qualcosa che può attirare, ma che poi non, mm-hmm, che poi non è così importante, sì, no? Di nuovo, sì, quindi sì, un altro tipo di freddezza. Sì. Non sarà nessuna delle due, però. No, però ha un senso invece quello che hai detto, sai, non lasciarsi andare all'amore, e quindi una sorta di come dire,
freddezza, ma come dire, trattenere qualcosa sicuramente ha a che vedere con quello di cui parla questa canzone. Quindi il trattenere e avere difficoltà a lasciarsi andare all'amore del marmo, no? L'immagine mi interessava perché, allora, in realtà mi interessava le due parole, no? Amore e marmo mi piacevano accostate vicine, no? Perché il Eh beh, sì. marmo, esatto, è come una sorta di contrapposizione, no? Amore è una di quelle parole che comunque può far venire in mente calore, dolcezza e tutto quello che può derivare da questo. Marmo è qualcosa di duro, qualcosa di freddo, qualcosa di distaccato, qualcosa di sì, veramente di rigido, no? Di rigido. E quindi c'è sicuramente questo in questa canzone, c'è sicuramente questo. C'è anche quando io dico una statua di foglie estirpando radici, no? Sento i piedi pesanti, dico questa frase qua, no? Una statua di foglie. Perché io a volte, soprattutto in quel periodo lì, mi sentivo avevo proprio bisogno di estirpare le mie radici, cioè in qualche maniera sentirmi libero, mi sentivo attaccato a questo marmo, mi sentivo Quindi attaccato, che incastrato. il peso del passaggio, o comunque di quello Sì. che c'era prima e che bisognava cambiare in Es qualche modo. esattamente, sì, sì, esatto. Senti, tornando, cioè non so se non vuoi aggiungere altro, ma tornando al discorso della voce, Sì. qualche influenza musicale sulla voce? Io, Sì. mentre cantavi questa canzone, pensavo a una recensione molto vecchia che ho letto recentemente di Puncture, mitica rivista che è stata un po' un punto di osservazione sull'indie rock degli anni 80, metà anni 80 fino diciamo, al 2000, eccetera, quindi un periodo comunque molto interessante. E in questo periodo, tardo 95, se non ricordo male, spero di non sbagliare, ma a memoria vado, arriva Jeff Buckley. Sì. E un bravissimo critico di quella rivista, adesso nome non lo azzardo perché rischio di sbagliarlo anche se un'idea ce l'ho, critica Grace. Critica Grace, Critica sì. Grace, pur apprezzandolo per carità, però critica Grace proprio per, se vogliamo, per riassumere, per una vocalizzazione un po' barocca, che però. Ok. No, un po' spinta, cosa, è vero, Certo. non è una critica che ci Certo, sta, ci non sta. vuole essere una critica per forza Sì, negativa. sì. Lui dice, in questo periodo, secondo me, interpreta meglio l'oggi l'ironia non scanzonata, l'ironia seria di Beck, no? Lo Sì. mette Sì. un po' a paragone. E vabbè, ci può stare, è un'opinione interessante. Sì. Potrebbe essere anche, per certi versi, una critica, anche positiva però, secondo me, alla tua voce, al tuo modo di cantare. E so però che non è solo Jeff Buckley che un po' sicuramente ti ha, come dire, quantomeno confortato che la tua voce Certo. poteva avere Certo. poteva seguire insomma, una certa elaborazione, nel senso, per quanto naturale e spontanea sia la tua voce, però, insomma, ci lavori, insomma, ci Sì, giochi, ecco. sì, sì. E, però so che sei invece anche una grande fonte di ispirazione è Tim Buckley. Tim Buckley, papà, sì, E in papà di Jeff. effetti, se devo dire, si sente anche ancora di più per certi versi, Sì. soprattutto nel modo di gestire la parte acuta e la parte meno Meno acuta. acuta, sì. Ma Tim, sì, Tim è stata una scoperta incredibile che mi è arrivato anche lui. E l'ho amato subito, ho amato subito la sua libertà compositiva, la sua libertà vocale, il fatto che lui non, il fatto che insomma faceva delle cose, al di là del talento gigantesco che aveva Tim, per certi versi, secondo me Tim aveva più talento compositivo di Jeff. Jeff aveva una voce allucinante, Sì. Ha incredibile, incredibile. Tim avuto anche più tempo probabilmente per esprimere ha avuto più la tempo, sua. esatto. Però ho ascoltato Tim e ho detto, caspita, ma è
artista pazzesco, no? Happy Sad, Star Sailor, faceva sui parte, dischi. Faceva parte già di quegli ascolti che citavi proprio all'inizio della nostra puntata dei tuoi genitori, o qualcosa che è arrivato di tuo papà, o è qualcosa che è arrivato invece? No, è arrivato dopo. Sì, è arrivato dopo ed è arrivato... È arrivato perché... Beh, già avevi un papà che aveva degli ascolti fichissimi, però sarebbe stato proprio... No, sarebbe stato troppo... sì, comunque Tim è di nicchia, nel senso Tim Buckley sì. Cioè, è ancora di nicchia, nel senso... Sì. È arrivato dopo, è arrivato perché un giorno ero passato di fronte a un negozio di musica che c'era in via Po, adesso non ricordo, a Torino, non mi ricordo più, sì. Sotto i portici, e ho visto in vetrina un libro, Fantasmagoria in due, che è il titolo di una canzone di Tim. È un libro... che parla di Tim e di Jeff, scritto, se non sbaglio, dalla moglie di Tim, mamma di Jeff, sì. Ed è praticamente un libro, metà del libro parla della storia di Tim Buckley, l'altra metà della storia di Jeff, e a metà libro parla del loro incontro. Questa storia mi ha affascinato in una maniera incredibile, nel senso che è una storia pazzesca, padre-figlio, relazione padre-figlio, incredibile. Una relazione, per chi non conosce, molto difficile. Una relazione molto complessa. Si sono incontrati una volta. Una forse, volta sola, sì. Sì, forse una volta sola ci fosse il nostro Andrea, che è un grande Andrea Bracco, saprebbe essere più puntuale di me, però. Si sono incontrati, sì, una volta quando Tim aveva fatto un concerto, insomma, vicino a dove viveva Jeff, e Jeff disse a sua mamma se poteva portarlo a sentire il papà. Per cui andarono a sentire questo concerto e praticamente sono stati insieme un paio d'ore dopo il live. Dopodiché Tim è morto. Cioè, qualche mese dopo è morto. Per cui è una storia incredibile, ma è incredibile anche che poi Jeff abbia iniziato... cioè, come è stato scoperto Jeff è anche incredibile, perché Jeff è stato scoperto grazie al fatto che a un certo punto l'Elektra, che era l'etichetta discografica dei dischi di Tim Buckley, aveva deciso di riproporre il nome di Tim a un certo punto, mi sembra all'inizio degli anni 90. Per cui stavano cercando, ma Tim ha dei parenti, ha dei figli? Ah sì, ma c'è suo figlio Jeff Buckley, invitiamo Jeff, allora chiediamogli se vuole cantare una cover del papà. Lui andò e cantò, non mi ricordo cosa, I Never Asked to Be Your Mante, mi sembra, e lì tutti hanno detto, caspita, ha la voce come il papà, cioè uguale allo stesso timbro del padre, no? Quindi questa storia mi ha affascinato, io ho detto, cavolo, Tim non lo conosco, devo approfondire Tim. Conoscevo Grace, per cui sono andato ad ascoltarmi Tim Buckley, e quello che mi ha affascinato di lui è il suo cambio. Lui ha iniziato con un disco molto cantautorale, con la voce molto contenuta, per poi arrivare appunto a Star Sailor, che erano quasi inascoltabili, cioè free jazz, sperimentali, no? E lì lui è stato un grande maestro per me a livello vocale, mi ha insegnato tanto, nel senso, o comunque io mi sono riconosciuto tanto, la mia voce si è riconosciuta tanto in quella vocalità lì. Con le dovute differenze, sì, ovviamente. Per carità, ma anche perché lui era veramente incredibile. E quindi questo, sì, questo, in sostanza questo. E ho fatto questa domanda anche perché, sì, una cosa che mi hai detto che ti sarebbe piaciuto fare una cover di Tim Buckley. Sì, una cover di Tim Buckley. Secondo me è importante noi in questi live, che tu inauguri di fatto, ma speriamo di farne altri, sì. Chiederemo sempre una cover, perché soprattutto quando magari... chi ci ascolta, chi ci guarda sul canale 87 del Digitale Terrestre, magari ti incontra per la prima volta, secondo me sentire anche qualcos'altro, qualcosa che può già conoscere oppure che può raffrontare come ascolto è sempre interessante. A me piace molto degli artisti che mi piacciono cercare se hanno delle cover, perché le cover mi piacciono molto. Non sempre vengono bene, sono rare quelle che vengono. Ma poi soprattutto queste vengono che vengono bene, sì, in inglese. Per carità, non lo dire a me, per piacere. Pezzo che hai scelto Street Pleasant, giusto? Pleasant Street, sì, volevo dire, da Goodbye and Hello. Da Goodbye and Hello. Album del 67, quindi diciamo della prima parte della carriera di Tim Buckley. Sì, sì. Proviamoci. Ascoltiamo. Sì.
don't remember what you say. You don't remember what you do. You don't remember where to go. You don't remember who to choose. You will, you steal, you feel, you need down, down, down. Sunshine reminds you of concrete sky. You thought you were flying. Open up your eyes and you find yourself falling back to yesterday. Hello, pleasant sweet, coming back again. You will, you steal, you feel, you need. Questa era
Questa era Pleasant Street di Tim Buckley, che tra l'altro mi ha così fatto notare quanta vena soul anche la tua voce. Anche su un pezzo che non è soul, ovviamente, non è comunque etichettabile con quel genere. Tu non ci crederai, però abbiamo un po' più di 5 minuti. Ok, perché siamo dei gran chiacchieroni. Ok, ok. Perché siamo dei gran chiacchieroni, mi piacerebbe però che raccontassi di quello che stai facendo adesso, perché non ne abbiamo ancora parlato, ma c'è importante. Allora, io... Così finalmente anche abbiamo qualcosa da promuovere. Abbiamo qualcosa da promuovere, sì. Allora, diciamo. Io insegno canto corale, canto creativo corale, quindi questo è quello che io faccio anche. In uno spazio che abbiamo preso da pochi mesi, a settembre, che si trova in via Rosmini 1/G a Torino, quindi in zona San Salvario, vicino alla metro Dante. Questo spazio molto grande, all'interno del quale sono presenti diverse realtà. Cioè, ci siamo noi, Atelier del Gesto, che siamo io e Fulvia Romeo, che ci occupiamo di insegnare tutto ciò che riguarda, direi, le arti performative. Quindi io insegno canto creativo, canto teatrale, direi. Fulvia invece insegna teatro danza, teatro fisico, quindi più indirizzata sulla ricerca fisica del corpo, che non significa che non è un teatro dove non si parla del teatro danza, ma è un teatro dove tutto parte dal corpo, in buona sostanza. Poi ci sono altre realtà, c'è Officina per la Scena, che sono nostri amici e colleghi, una compagnia di teatro di Torino, che fanno invece i loro corsi di teatro e di commedia dell'arte. C'è anche un'altra realtà, Cinelab, che invece si occupa di corsi di cinema, di sceneggiatura, di montaggio. Quindi siamo praticamente tre realtà che si sono unite per cercare di fare qualcosa insieme. Questo posto, che è già vivo da settembre, ci sono lezioni, ci sono corsi, avrà una come si dice, una inaugurazione ufficiale, sì, questa primavera. Okay. Questa primavera verrà ufficialmente inaugurato, quindi sicuramente si verrà a sapere tramite social, tramite anche la stampa, sicuramente uscirà un articolo, sapere, ve lo faccio sapere. Contribuirà anche. L'idea, l'obiettivo, questo è importante, è che diventi un polo culturale artistico lì. Okay. Dove poi si possono anche fare eventi e performance dal vivo, perché abbiamo una sala per poterlo fare. Ok, quindi via Rosmini. Via Rosmini 1/G. Okay. E vi invito anche ad andare a seguire il sito della nostra associazione, che è www.atelierdelgesto.it, dove trovate, insomma, tutto quello di cui ci occupiamo io e la mia collega compagna Fulvia Romeo. Bene, io... Ti ringrazio. Ma grazie a te, Silvio, grazie a tutti voi. Spero che, come dire, che insieme, insomma, si sia comunque dato modo di stare su delle canzoni, approfondirle. Non ne abbiamo fatte tantissime, no, forse però... avevamo anche idea di farne qualcuna in più, però insomma, era anche giusto in questa situazione andare un po' a raccontarle e far conoscere Andrea, sì, delle sue canzoni, ma anche tramite la sua voce, i suoi pensieri, le sue idee. Io ti direi però, quasi come sigla finale, sì, magari non il pezzo con il mitunutaggio più lungo, però certo, un pezzo secondo me ci sta ancora. E salutiamo così, okay, i nostri ascoltatori, okay, e anche insomma in TV, insomma, in TV, cioè ti rendi conto? Vabbè, no, okay, infatti è strano, molto strano. Però grazie a te, grazie a tutti voi, ai ragazzi, a questo posto molto accogliente, mi sono sentito molto, molto bene, molto bene, a casa. Bene. E siamo qua per divertirci. Siamo qua per, sì, esatto. Quindi grazie, okay, continuate a fare questa cosa della radio, perché siete fantastici. Day Night comunque non molla. Oggi tra l'altro questa è la 190esima puntata, considerando anche la parte, diciamo, più o meno, perché poi insomma... Vabbè, però facciamo finta che sia così, se non è 190, 191, 190. Ancora meglio. Come ultimo pezzo, come ultimo brano, quasi allora, la sigla finale di stasera. Allora, che non sia troppo lunga, io ti direi di, non lo so, faccio La deriva della Rai. Giusto, anche faccio perché così diamo anche almeno una spiegazione, mi sarebbe piaciuto approfondire, ma diamo, sì, almeno una spiegazione musicale quantomeno di questo, io la prima volta che l'ho sentito, La deriva della Rai, insomma, mi ha fatto pensare un sacco di cose, ma non ho mai capito, lo spiegheremo
quando tornerai con col progetto, con progetto finito, con Tosques, sì, lo spiegheremo meglio. Okay. Così diamo un rilancio, volentieri. Una seconda puntata. Una seconda, volentieri, volentieri. Allora, visto che ormai si vive di serie. Si vive di serie ormai, è vero, è vero. Ok, la deriva della Rai. Contami le ossa in un giorno in cui non piove, bagnandomi da solo davanti a qualche porno, e lucidami il viso con carta patinata, simulando l'intenzione di radermi la barba, scegliendo le risposte da un vocabolario vecchio. Definiscimi l'amore, sentimento, devozione, sicurezza da usurai, vivere nell'ambizione, scavalcando ogni fantasia, ogni fantasia. Guarda nello specchio di una casa, mi somiglia dal profilo, sembra che sia proprio quello, un'età medio avanzata, scorie nobili sotto al cuscino, sembianze di serpente, quando striscio verso la TV, la pubblicità non mi regala la tranquillità, sprofondo dentro a qualche spot, qua e là, ma mi spacco, fatti largo, affondo alla deriva, della Rai, della Rai, della Rai, della Rai. Passa da dietro, che morde la notte, che morde la notte, spaventa l'essere affetto da malessere, si consuma la notte, si consuma la notte, fibrosi cistica anoressica d'amore, che muoia la notte, che muoia la notte, l'onestà che non si muove, stanca di aspettare, che muoia la notte, che muoia la notte. D'amore, che muoia la notte, che muoia la notte, l'onestà che non si muove, stanca di aspettare, che muoia la notte, 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 che muoia la notte. Grazie, grazie Silvio. Grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte, grazie.